Parlavo proprio prima dei tanti autori che si succedono, si succederanno nel salotto letterario, possiamo dire ideale, di Libri Oggi. A me fa piacere di parlare e ancora una volta ascoltare Mariano Sabatini con il suo libro, so che è uscito da poco e sta avendo molto successo. Ci metto la firma con un sottotitolo che la dice un po' tutta, La gavetta dei giornalisti famosi, per Aliberti Editore. Io ti saluto, Buonasera, innanzitutto buonasera a te. grazie dell'invito. Ci mancherebbe, anche perché tu ancora una volta ogni anno, più o meno, con la tua disamina che fai nel mondo non soltanto del giornalismo, ma anche molte volte dei scrittori, ti addentri veramente per conoscere i perché e possiamo dire anche, nello stesso modo, entriamo anche un po' nella professionalità, in questo caso del giornalismo. Quasi un'inchiesta che hai fatto, no? Ci metto la firma. E non, si parte un po' dalle, come dire, dalla gavetta, nello stesso tempo dall'esperienza del giornalista vera e propria. Sì, bravissimo, come al solito hai centrato il problema, hai centrato il nocciolo del libro, perché io ho voluto catturare attraverso le voci di questi 60 grandi nomi del giornalismo, che poi se vuoi possiamo nominare, Certo. l'esperienza, perché secondo me bisogna ripartire da quello, dalla gavetta, dall'esperienza, dal saper fare, piuttosto che oggi leggevo per esempio sul giornale, di questi ragazzi che fanno i test d'ingresso alle facoltà umanistiche, alle facoltà che legate alla comunicazione, al giornalismo, e tutti hanno toppato, o gran parte di questi hanno toppato parole anche semplici, contrari, sinonimi, queste cose qua. Ecco, io credo che al di là delle scuole, per fare i giornalisti serva fare esperienza sul campo, e cosa c'è di meglio che imparare da chi ce l'ha fatta bene, è diventato una grande firma. Quindi parlo di gente come Vittorio Feltri, come Antonello Piroso, come Cesare Lina Lanza, Sodis, Lina Sotis, Aldo Cazzullo. Aldo Cazzullo, la firma gloriosa del Corriere della Sera che amo tanto. Insomma, tanti nomi, di tutti i settori, dalla radio ai giornali, alla televisione, internet, perché insomma ci sta per esempio Claudio Sabelli Fioretti che ha un sito molto seguito, insomma bisogna darsi da fare Certo. e cominciare a rimboccarsi le maniche da giovani, chiedere, sbattere contro il muro di gomma come abbiamo fatto noi. Telefonare, inghiottire bocconi amari, ecco, secondo me quella è la selezione naturale a cui chi vuole fare il giornalista deve aspirare. Hai detto bene, ingoiare anche bocconi amari per chi, ecco, questo viene fuori non soltanto nella professione giornalista, un po' in tutte, per chi non ha veramente delle spinte. Perché logicamente, ecco, come in tutti i campi, chi invece, e se ne parla anche nel libro, chi invece può avere degli aiuti, no? Non solo politici, non solo, logicamente la strada è più spianata. Però dopo c'è una selezione naturale, non so se sei d'accordo. Dopo Sì, per forza la valenza e, come dire, la qualità viene fuori. sono d'accordo, io non avevo spinte, questo Infatti, libro tu è lo scrivi. pensato per chi come me, come noi, insomma, si è dovuto basare sulle proprie forze, affidandosi a un piccolo, a un pizzico di fortuna. Io ho avuto la fortuna di incontrare un grande della televisione che è stato, che è Luciano Rispoli, che a poco più di 20 anni mi ha chiamato a fare l'autore televisivo. Questo mi ha consentito di contattare, di entrare in un mondo che mi era totalmente estraneo, non avendo io parenti illustri, politici, amici, eccetera. E tanti giovani, devo dire, mi stanno contattando su internet, su Facebook, che è uno straordinario strumento di relazione. E mi stanno dando grande felicità perché mi dicono che questo libro è molto utile, molto appassionante, molto anche divertente. Sì, davvero, io infatti l'ho letto, devo dire, con interesse, tu sai che io leggo sempre con piacere poi i libri di tutti, ma chiaramente anche degli ospiti, come per Degli esempio amici, diciamo. gli amici, io mi ritengo che Mariano Sabatini è veramente un Questa è la amico, terza o quarta sì, volta che vengo. io direi proprio un amico di Andrea Menagli e proprio di Libri Oggi. Senti, a proposito del passato, io volevo ricordare agli amici di Libri Oggi anche i tuoi libri precedenti, perché in effetti, ecco, parlavo di questa disamina a tutto tondo, tant'è vero che io dopo ti voglio chiedere una cosa proprio sul giornalismo attuale dei nostri Certo. giorni, un'occasione per fare, diciamo, anche per gli amici che ci seguono.
La sostenibile leggerezza del cinema è stato scritto nel 2001, hai pubblicato, poi Trucchi d'autore del 2005, altri Trucchi d'autore nel 2007, due successi per Nutrimenti, e adesso appunto ci metto la firma. Senti, parlavamo dei personaggi, Vittorio Feltri, nella sua, possiamo dire, anche, come possiamo dire, sincerità, molte volte anche un po' ruvida, elenca anche i motivi per cui, ecco, un giornalista deve essere sempre, come dire, pronto, sincero, nello stesso tempo anche guardando senza fronzoli a dire la verità, no? Soprattutto in Feltri, quello che lui si sente di dire, molte volte tu chiedi giustamente anche l'attacco iniziale di un articolo, lui dice quello che un po' viene in mente e uno ha la sincerità di dire. Sì, io chiedo come si costruisce un attacco perfetto, come si fa l'intervista perfetta, qual è secondo voi il pezzo ben riuscito, perché ho cercato, attraverso questa che ben tu definisci un'inchiesta, come è stata quella nel mondo degli scrittori, dei romanzieri, questa lo è nel giornalismo, ho cercato di costruire un manuale rubando le esperienze da questi grandi nomi. Vittorio Feltri parla di verità, si può amare o meno Vittorio Feltri, è un grande giornalista. Certo, anche i grandi giornalisti sbagliano, certo. In questi ultimi giorni si è parlato di questo attacco frontale che lui ha fatto a Dino Boffolo, alla riservatezza che a cui ciascuno di noi ha diritto. Esiste una riservatezza delle persone private come lo è Dino Boffo, una riservatezza che a mio avviso può essere violata, per esempio quella del Presidente del Consiglio, in cui il privato diventa pubblico. Hai ragione, sì. Parlando di verità, come dicevi prima. Sì, hai ragione.